Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un dolce di carnevale tipico di un paesino delle Marche che si chiama l'Oro Piceno. La ricetta me l'ha data la mia amica Katie, è molto buona e ha un nome molto buffo, si chiamano peccati di carnevale. Gli ingredienti per questa ricetta sono 2 uova, 50 g di burro, un bicchiere di liquore all'anice, per noi delle Marche e Vardelli, un bicchiere di latte, 25 g di lievito di birra, 580 g di farina. Per il ripieno, 250 g di zucchero, 2 arance, un limone. Iniziamo a preparare l'impasto partendo da un panetto di lievito di birra che lo faremo sciogliere in un bicchiere di latte tiepido. Sciolto bene il lievito, prendiamo una boule e ci mettiamo tutto in una volta i 580 g di farina. Se è possibile, se tacciatela è sempre meglio. Al centro della farina mettiamo il latte con il lievito sciolto e iniziamo a dare una prima impastata. Fatto questo, aggiungiamo le 2 uova. Aggiungiamo le 2 uova e qui vi consiglio di lavorare sempre con la mano, possibilmente con una mano sola, così ne avete un'altra pulita all'occorrenza. Aggiungete anche il bicchiere di liquore all'anice. Io vi dicevo che dalle nostre parti c'è un liquore tipico, è il Vardelli ed è immancabile in tutte le nostre ricette di carnevale. Ne aggiungiamo un bicchiere, quindi è parecchio Vardelli. Poi aggiungiamo i 50 g di burro che ho fatto sciogliere e continuiamo a mescolare bene ad impastare il tutto. Ve lo faccio vedere velocemente perché questa parte è davvero semplice. Ci trasferiamo, una volta che abbiamo ottenuto già un primo impasto, ci trasferiamo dalla bulla alla tavola di legno e continuiamo ad impastare. Se è necessario aggiungete un pochino di farina se sentite che è troppo morbido l'impasto. Poi lo lasciamo riposare giusto il tempo che andremo a preparare il ripieno. Ora il ripieno è composto dai 250 g di zucchero sui quali andremo direttamente a grattugiare la buccia di un limone bio. Mi raccomando, bio, quando usate le bucce usate prodotti biologici, e la buccia di 2 arance. Come avete visto nell'impasto non c'è lo zucchero lo andremo a mettere nel momento che stenderemo la pasta e la farciremo. Questo ripieno sarà la parte dolce di questi peccati di carnevale. Ora stendiamo l'impasto. Per farlo io lo divido in 2 parti, così lavoro più semplicemente. È un impasto molto morbido, si stende con grande facilità. Non dovete assolutamente preoccuparvi di fare una sfoglia rotonda, non stiamo facendo la classica sfoglia, anzi la forma dovrete cercare di ottenerla rettangolare, perché poi vedrete che farcendolo e arrotolandolo, se vi è venuta rettangolare è meglio. La stendete, deve risultare dello spessore di circa 2 o 3 mm, non deve essere neanche particolarmente sottile. Ottenuta una base rettangolare, ci andiamo a sistemare il ripieno. Io lo faccio con le mani perché le mani in cucina sono utili e sono indispensabili per certe lavorazioni come questa. Andiamo a mettere bene tutto il nostro ripieno e arrotoliamo l'impasto. Tagliamo il rotolo a fettine dello spessore di circa 1 cm, massimo 1,5 cm, e le lasciamo riposare giusto una mezz'oretta. Come l'olio arriva a temperatura, iniziate a friggere i vostri peccati di carnevale.
Ora vi voglio dare un paio di consigli. Uno è quello, se riuscite a trovare la carta da frittura, quella classica, quella tipo la carta paia, è meglio dei rotoloni assorbenti, perché questa è una frittura che ha al suo interno molto zucchero. Lo zucchero con l'olio bollente diventa caramello e rischiate che come ci appoggiate un peccato sopra la carta assorbente vi si attacchi. Invece con la carta per frittura tipo carta paglia non succede, quindi cercate di trovare quella. Poi vi consiglio, man mano che friggete, tipo nel mio caso ne sono venuti parecchi, cercate di schiumare, di togliere lo zucchero che sulla superficie dell'olio tenderà a fare questa patina di caramello. Quello cercate di toglierlo. Questo dolce tra l'altro cresce molto in frittura, non lievita prima mentre lo mettete a riposare, ma cresce in questa fase quando lo cuocete. Appena fritti sono una tentazione irresistibile, sono davvero buonissimi. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Io ringrazio tantissimo Katie per avermela fatta conoscere. Arrivederci, alla prossima!